diciamo, scelgo quattro diversi testi, non solo di criminologia, ma anche, come dire, di occultismo. Per mangiarli anche, o per tenerli, o per manipolarli, o per rivivere attraverso gli oggetti il delitto che hanno commesso. No, questa storia delle sette che si procurano cose di questo genere, del dire, è straordinario. Ma sulla base di tutto questo, tu, c'è stato un pittore svizzero che lo sta parlando. Prima che si appurasse che lui in Italia ci era venuto per la prima volta dopo il 1985, vale a dire dopo che alcuni delitti e delitti sulle donne erano già stati fatti. C'è stata nella prova delle due signore, insomma, quindi adesso sono un po', che si sono viste perquisite la loro casa, la loro vita. Era una specie di pensionato, quella persona anziana, è stata forata nelle mura per cercare i luoghi dove si facevano le riunioni di questa straordinaria setta satanica. Per non parlare poi del padre e del fratello del dottor Nardoci, due persone professioniste. Stimati nella loro città e tutto il resto, che si sono visti inquisiti per anni per essere coloro che stavano coprendo gli assassini del figlio. Beh, insomma, non è tollerabile. Io dico che da un punto di vista di corretta, normale amministrazione della giustizia non è tollerabile. Non si può in un paese civile tollerare una cosa del genere. Lasciamo a parte che una persona, questo forse da certo punto di vista è proprio l'apice del problema, una persona il quale si autoaccusa di ben quattro omicidi, delitto degli scoperti, delitto agli scoperti, delitto a danno di Arontini, 84, e delitto dei tedeschi, nel quale lui afferma addirittura di aver sparato lui, su istigazione Marciani. Questa persona, sei persone uccise, sarebbe confesso dell'omicidio di sei persone, questa persona non fa un solo giorno, non dico una settimana, un solo giorno di carcerazione preventiva in carcere. Si chiama Giancarlo Lotti, è l'alfa e l'omega della prova a danno di Magavanni.